Monaco 1972, le prime Olimpiadi tenute in Germania dopo le famose Olimpiadi del 36, fatte dal partito nazista tedesco. Nel 72 la Germania tenta di riabilitare la propria immagine da un punto di vista sportivo, ma anche proprio nazionale, ospitando delegazioni da tutto il mondo per le più grandi Olimpiadi da tenersi in questo paese. Adesso alle nostre spalle abbiamo il villaggio olimpico che, come vedrete più avanti, sarà tristemente famoso per gli avvenimenti che vi racconteremo. Nella notte del 5 settembre 1972 un comando di terroristi palestinesi affiliati all'organizzazione Settembre Nero irruppe nel villaggio olimpico nei dormitori della delegazione israeliana. Lì subito un atleta israeliano fu ucciso e un altro fu lasciato sanguinante e fatalmente ferito di fronte ai suoi compagni. Dopodiché i 9 atleti israeliani sopravvissuti furono catturati e tenuti in ostaggio per il resto della notte dai terroristi di Settembre Nero. Connollystrasse 31, il civico in cui risiedevano gli atleti israeliani all'ventesima edizione dei Giochi Olimpici di Monaco nel 72. Qui è dove i terroristi palestinesi fecero irruzioni nelle camere degli atleti israeliani e presero in ostaggio 9 di loro, trasportandoli poi in elicottero fino a un aeroporto vicino. Lì, in uno scontro armato con la polizia, quando i terroristi si resero conto di non poter ottenere ciò che richiedevano, aprirono il fuoco contro gli ostaggi israeliani, uccidendoli tutti. Il video e le infografiche qui dietro di me raccontano in maniera cronologica i fatti, i drammatici eventi di quelle ore tanto concitate in un contesto, quello olimpico, che doveva e dovrebbe rappresentare l'unione tra le nazioni. In un contesto in cui la Germania doveva riabilitarsi, come raccontava prima David, e in questo caso così non è stato. Abbiamo qua i pannelli con le storie di tutti gli atleti, sia i sopravvissuti sia chi non ce l'ha fatta. Pensate, questo memoriale è stato costruito 45 anni dopo i tragici avvenimenti. Per tanto tempo, giusto un poco più in là, nel Parco Olimpico di Monaco, appena alcune stele raccontavano in qualche modo, in maniera molto sintetica, la storia di questi atleti. Finalmente c'è un qualcosa che narri il massacro che il popolo di Israele, tutto, anche soltanto indirettamente, ha sofferto. And this is the only memorial that was standing since 1972 till 2017. The only one. And then there was the other memorial where it was explained what happened. And this is the fault of the German authorities, who are also responsible for the death. Pensate, nonostante i tragici fatti, i giochi olimpici sono proseguiti. In seguito a una serie di statement da parte di autorità importanti, compresa i vertici del Comitato Olimpico Internazionale, dopo i momenti di grande escalation, hanno continuato le Olimpiadi di Monaco 72. E pensate che per tanti anni mai in una celebrazione olimpica, in fase di apertura o quant'altro, è stato ricordato il tragico fatto. Soltanto a Tokyo 2020-21 c'è stato un minuto di silenzio per ricordare gli atleti, ciononostante i nomi non sono stati menzionati.